Il 1° novembre 2007 un ladro di nome Rudy Dede è entrato nel mio appartamento e ha violentato e ucciso la mia coinquilina Meredith. Il suo DNA è stato rilevato sul suo corpo in tutta la scena del crimine. Ha lasciato le sue impronte digitali e di piede nel suo sangue. È fuggito dal paese e alla fine è stato catturato, processato e condannato. Eppure, nonostante tutta l'attenzione che questo caso ha ricevuto in tutto il mondo, un numero sorprendente di persone non ha mai sentito del nome di Rudy Dede. Questo perché la polizia, il pubblico ministero, i media e il pubblico hanno invece concentrato la loro attenzione su di me. Ma come mai?